Dopo quasi 40 anni torna a casa l'opera della Madonna del Settecento. Si tratta di uno dei tanti tesori, oggetto di spoliazione da parte di predatori, che costituiscono il primo anello di una rete che irradia le opere trafugate in tutta Europa e nel mondo. Il dipinto raffigurante la Madonna, datato XVIII secolo, è stato riconsegnato dai carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio artistico di Bologna a Don Stefano Pieralli, parroco della chiesa di San Pietro a Malmantile. Presenti il tenente colonnello Giuseppe De Gori, che ha recuperato il dipinto, il sindaco di Lastrassigna Angela Bagni, il diacono Alessandro Bicchi, vice direttore dell'ufficio Arte Sacra e Beni Culturali Ecclesiastici dell'Arcidiocesi di Firenze. Il ritrovamento avviene a fine del 2018, nel corso di una manifestazione fieristica a Parma. Viene controllato da parte dei miei collaboratori mentre era esposto per la vendita. Il dipinto si presentava però in maniera difforme rispetto all'immagine che poi abbiamo ritrovato in banca dati, però è stato fondamentale aver ritrovato questa immagine del bene trafugato nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, la più grande banca dati al mondo gestita dal Comando Tutela Patrimonio Culturale. Per noi è stata una gioia sapere che questo quadro perché raffigura la Madonna col bambino che si trovava proprio nell'altare privilegiato della chiesa di Marsliano. Viene riportato qui a Malmantile perché la parrocchia è naturalmente più grande, dove c'è anche nella chiesa l'impianto di allarme, quindi sarà difeso meglio questo quadro. Ecco, sarebbe un peccato se riportato al proprio posto poi dovesse risparire di nuovo.